Allora, ciao. Oggi stavo facendo un po' di studio sugli intervalli di sesta. Abbiamo due possibilità di studiare gli intervalli di sesta sul manico della chitarra. La prima possibilità è quella di studiarli in posizione. Cosa vuol dire? Noi prendiamo, una nostra posizione. Io utilizzo spesso il sol maggiore e utilizziamo. Allora, prendiamo questa posizione di sol maggiore, l'abbiamo visualizzata, e vediamo le seste all'interno del box. Come abbiamo già visto per gli intervalli di terza, noi gli intervalli li possiamo vedere in due direzioni, ascendenti, che chiameremo up, e discendenti, che chiameremo down. All'interno della scala maggiore, le seste possono essere di due tipi. Seste maggiori che distano 4 toni e mezzo dalla nota di partenza, dalla fondamentale, ad esempio do la, quindi do, tono, re, tono, mi, tono, semitono per arrivare a fa, tono per arrivare a sol, tono per arrivare a la. Altrimenti minori, cioè che distano 4 toni dalla nota di partenza. Per esempio sul terzo grado della scala maggiore di do, il mi, la sesta di mi sarà do naturale. Perciò un semitono per arrivare a fa, un tono per arrivare a sol, un tono per arrivare a la, un tono per arrivare a si e un semitono per arrivare a do. Innanzitutto, dove ci sono le terze, dove ci sono le seste maggiori e dove ci sono le seste minori? All'interno di una scala maggiore abbiamo le uniche seste minori che abbiamo sono sul terzo, sul sesto e sul settimo grado, mentre sul primo, sul secondo, sul quarto, sul quinto sono seste maggiori. Sol, mi è una sesta maggiore, secondo grado sempre sesta maggiore. Terzo grado, sesta minore. Quarto grado, sesta maggiore. Quinto grado, sesta maggiore. Sesto grado, sesta minore. E settimo grado, sesta minore. E poi abbiamo di nuovo l'ottava. Adesso farò le seste up in posizione ascendente e discendente. Possiamo studiarle sempre con la pennata alternata. È un ottimo esercizio di riscaldamento. Adesso discendo sempre con seste up. Adesso faccio ascendente con seste down e discendo con seste down. Poi posso fare ascesa con seste up e discesa con seste down, per esempio.
oppure posso alternarle up e down. Quindi questo è il mio metodo per studiare le seste all'interno di una posizione. Chiaramente lo possiamo fare con qualsiasi altra posizione. Oppure l'altro modo per visualizzarle è quello in orizzontale. Come si visualizzano le terze in orizzontale? Allora, dobbiamo immaginare quanti set di corde abbiamo innanzitutto. Abbiamo visto che le seste si fanno con lo string skipping, ok? Quindi una corda sì, una corda no. Sesta e quarta corda, set basso. Poi abbiamo due set centrali che saranno quinta e terza corda e quarta e seconda corda, e un set alto invece che sarà terza e prima corda. Allora, le posizioni sono principalmente queste. Quindi Sol, Mi, sesta maggiore. Noi sappiamo che se sul primo grado c'è una sesta maggiore, sul secondo grado c'è una sesta maggiore e basta che spostiamo la stessa identica posizione. Sul terzo grado invece abbiamo una terza minore, quindi l'intervallo, la posizione dell'intervallo si amplia. Sesta minore, sesta maggiore, sesta maggiore, sesta minore, sesta minore, sesta maggiore. Nell'altro set invece partiamo dalla nota, avremmo il La, però poi non abbiamo un Fa diesis alla corda vuoto, perciò partiamo dal Si, ok? E la posizione è quindi in questo caso abbiamo Si e Sol a vuoto, ok? Che è una sesta minore. Poi invece abbiamo sesta maggiore, sesta maggiore, vedete che le posizioni sono le stesse, la posizione è la stessa sui due set bassi, quindi sesta minore, sesta maggiore, sesta maggiore. Possiamo scegliere se farlo con medio e indice o meglio con anulare e medio. Perché è meglio? Perché possiamo fare minore, maggiore, maggiore, minore, minore, maggiore, maggiore. Invece sui due set alti di corde abbiamo altre due diteggiature che sono, anche qua la nota più bassa che abbiamo a disposizione sarebbe Re, ma noi facciamo Mi. Anzi no, possiamo fare Re, la nota più bassa che abbiamo a disposizione è Re, e possiamo fare Re e Si a vuoto. E le posizioni però sono diverse, cioè una posizione è questa qua, che è quella per la sesta maggiore, quindi e questa qua per la sesta minore. Quindi nella scala maggiore di Sol abbiamo sesta maggiore, sesta minore, che questa posizione qua è quella che utilizzavamo per la sesta maggiore prima, invece qua diventa per la sesta minore. Quindi qua
qua siamo mi, fa diesis, sol, sesta maggiore, sesta maggiore, sesta minore, sesta maggiore, sesta maggiore, sesta minore. Queste stesse due posizioni si ripropongono uguali, identiche, sul set ancora più alto. Quindi abbiamo sol mi, che è il primo grado, poi abbiamo la fa diesis, posizione di quella minore, quindi abbiamo sol, sol mi maggiore, secondo grado maggiore, la fa diesis, minore, maggiore, maggiore, minore, minore, maggiore. Esercizi che possiamo fare per masterizzare al massimo questo tipo di seste in orizzontale è farle per esempio per salti di terze, cioè sol, andiamo al terzo grado, quindi facciamo sol, si. Qua possiamo scegliere noi sempre la direzione, se up o down, ok? Tipo adesso le facciamo tutte up, quindi sol, si. Poi la, do, si, re, do, mi, re, fa diesis, mi, sol. E poi possiamo farle discendere. E questo lo possiamo fare su tutti e quattro i set di corde. Quindi ricapitolando, abbiamo principalmente tre posizioni quando li facciamo in orizzontale. Impariamo, possiamo dire, possiamo dividere i set in quattro set in cui ci sono due posizioni per set. Nei due set bassi, quindi sesta e quarta corda e quinta e terza corda, le posizioni sono questa per la maggiore, per le seste maggiori, e questa per le seste minori. Quindi e invece sui due set più alti abbiamo per le maggiori le due corde parallele, quindi se dovessimo tastarle, per esempio, ok, sol e mi, mentre minore abbiamo quella che utilizzavamo per la maggiore sugli altri due set, quindi maggiore, minore. Stessa cosa sul set più alto. Allora, spero che questo video ti possa essere stato utile e che possa darti un po' di spunti sia per improvvisare, se vuoi fare un'improvvisazione con gli accordi, oppure per trovare dei buoni esercizi e per visualizzare meglio sul manico le seste, che sono questo intervallo bellissimo. È necessario sapere nominare gli intervalli, sì, assolutamente. E niente, buon lavoro, buono studio, spero che il video ti sia piaciuto e per favore considera di iscriverti al canale, di mettere like e accendere le notifiche. Grazie, ciao!